Beatissimo Padre, Pietro e Paolo, sono questi i santi apostoli che nella vita terrena hanno fecondato con il loro sangue la Chiesa, hanno bevuto il calice del Signore e sono diventati gli amici di Dio. Così si esprime la Chiesa universale nella solennità liturgica dei Santi Pietro e Paolo. E oggi tutti noi, radunati in questa splendida Basilica Papale, uniamo le nostre voci in un inno di lode a Dio onnipotente e misericordioso, mentre il successore di Pietro fa visita e venera la tomba di San Paolo. Tutti i componenti della realtà, che è la Basilica di San Paolo fuori le mura, gioiscono nell'accogliere il nuovo Vescovo di Roma in questo momento solenne. Chi le parla, insieme a tutto il personale che in essa opera, le porge i più vivi e sentiti augurio di benvenuto. A tali sentimenti si associano i due eminentissimi arcipreti emeriti della Basilica, il Reverendissimo Padre Abate, con la comunità monastica benedettina dell'antica omonima abbazia, con le suore missionarie del Sacratissimo Cuore di Gesù che ad essa attendono. La salutano anche il Pontificio Oratorio San Paolo, retto dai padri Giuseppini del Murialdo, insieme alla comunità delle figlie di Cristo Re, che vi hanno una scuola materna ed elementare. Sono presenti il Pontificio Collegio Beda e la Capellania della Università di Studi Roma III, con i suoi professori e numerosi studenti cattolici che non si lasciano rubare la speranza in tale particolare ambiente. Infine, è rappresentato il più recente membro di questa famiglia paolina, e cioè l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, segno della carità cristiana verso i più piccoli. E sulla fede dei due apostoli e martiri Pietro e Paolo, chiamati le colonne della Chiesa, che vanta la sua origine la Chiesa di Roma, la quale fin dall'inizio ha voluto ricordare insieme, quasi a ricomporre in unità la loro testimonianza. Vivendo e celebrando l'anno della fede, indetto dal suo illuminato predecessore Papa Benedetto XVI, come non ricordare che nell'anno 1967 il servo di Dio Papa Paolo VI volle indirne uno simile proprio nel 19° centenario della loro suprema testimonianza. Per la loro intercessione e il loro esempio, pertanto, siamo ben coscienti che il rinnovamento della Chiesa passa soprattutto attraverso l'immagine offerta dalla vita quotidiana dei credenti nell'essere testimoni coerenti di Cristo. Padre Santo, la sua visita odierna e le sue parole ci guideranno a riscoprire la gioia di credere, a ritrovare ancora forza ed entusiasmo nel comunicare la fede ed essere sempre più illuminati dalla grazia dello Spirito Santo. Questo ci farà sentire figli perdonati ed amati da Dio Padre, amici di Cristo nella verità, innamorati del messaggio sempre nuovo e sempre attuale del Vangelo, sinceramente accoglienti verso tutti gli uomini, per essere tutti la grande famiglia di Dio, ossia un solo gregge sotto un solo pastore. Santità, mentre inizia il suo ministero apostolico, sia certo
di poter contare sul nostro affettuoso e filiale sostegno e sulle nostre più fervide preghiere, in particolare davanti alla tomba dell'Apostolo Paolo, titolare di questa sua basilica. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere la vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito, e come oggi si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso, appendendolo a una croce. Dio l'ha innalzato alla sua destra, come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». Fecero flagellare gli apostoli e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto, al mattino la gioia. Grazie per sempre.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Verbum Domini. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade, e si manifestò così:
si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo ed altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontano da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo ed andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani
e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: seguimi. Verbum Domini. Cari fratelli e sorelle, è per me una gioia celebrare l'Eucaristia con voi in questa Basilica. Saluto l'arciprete, il cardinale James Harvey, e lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto. Con lui saluto e ringrazio le varie istituzioni che fanno parte di questa Basilica e tutti voi. Siamo sulla tomba di San Paolo, un umile e grande apostolo del Signore, che lo ha annunciato con la parola, lo ha testimoniato col martirio e lo ha adorato con tutto il cuore. Sono proprio questi i tre verbi sui quali vorrei riflettere alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato: annunziare, testimoniare, adorare. Nella prima lettura colpisce la forza di Pietro e degli altri apostoli al comando di tacere, di non insegnare più nel nome di Gesù, di non annunziare più il suo messaggio. Essi rispondono con chiarezza: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. E non li ferma nemmeno l'essere flagellati, il subire oltraggi, il venire incarcerati. Pietro e gli apostoli annunciano con coraggio, con parresia, questo che hanno ricevuto, il Vangelo di Gesù. E noi siamo capaci di portare la parola di Dio nei nostri ambienti di vita? Sappiamo parlare di Cristo,
di ciò che rappresenta per noi in famiglia, con le persone che fanno parte della nostra vita quotidiana? La fede nasce dall'ascolto e si rafforza nell'annuncio. Facciamo un passo avanti. L'annuncio di Pietro e degli Apostoli non è fatto solo di parole, ma la fedeltà a Cristo tocca la loro vita, che viene cambiata, riceve una direzione nuova, ed è proprio con la loro vita che essi rendono testimonianza alla fede e all'annuncio di Cristo. Nel Vangelo, Gesù chiede a Pietro per 3 volte di pascere il suo gregge e di pascerlo col suo amore. E gli profetizza: quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. È una parola rivolta anzitutto a noi, pastori. Non si può pascere il gregge di Dio se non si accetta di essere portati dalla volontà di Dio anche dove non vorremmo, se non si è disposti a testimoniare Cristo con il dono di noi stessi, senza riserve, senza calcoli, a volte anche a prezzo della nostra vita. Ma questo vale per tutti. Il Vangelo va annunziato e testimoniato. Ciascuno dovrebbe chiedersi: come testimonio io Cristo con la mia fede? Ho il coraggio di Pietro e degli altri apostoli di pensare, scegliere e vivere da cristiano, obbedendo Dio? Certo, la testimonianza della fede ha tante forme. Come in un grande affresco c'è la varietà dei colori e delle sfumature. Tutte però sono importanti, anche quelle che non emergono. Nel grande disegno di Dio ogni dettaglio è importante. Anche la tua, la mia piccola e umile testimonianza, anche quella nascosta, di chi vive con semplicità la sua fede nella quotidianità dei rapporti di famiglia, di lavoro, di amicizia. Ci sono i santi di tutti i giorni, i santi nascosti, una sorta di classe media della santità, come diceva quel scrittore francese. Questa classe media della santità di cui tutti possiamo fare parte. Ma in varie parti del mondo c'è anche chi soffre, come Pietro e gli Apostoli, a causa del Vangelo. C'è chi dona la sua vita per rimanere fedele a Cristo con una testimonianza segnata dal prezzo del sangue. Ricordiamolo bene tutti. Non si può annunciare il Vangelo di Gesù senza la testimonianza concreta della vita. Chi ci ascolta e ci vede deve poter leggere nelle nostre azioni ciò che ascolta dalla nostra bocca e rendere gloria a Dio. Mi viene in mente adesso un consiglio che San Francesco di Assisi dava ai suoi fratelli: predicate il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole. Predicare con la vita, la testimonianza. La incoerenza dei fedeli e dei pastori, la incoerenza dei fedeli e dei pastori tra quello che dicono e quello che fanno,
tra la parola e il modo di vivere mina la credibilità della Chiesa. Ma tutto questo è possibile soltanto se riconosciamo Gesù Cristo, perché è Lui che ci ha chiamati, ci ha invitati a percorrere la sua strada, ci ha scelti. Annunciare e testimoniare è possibile solo se siamo vicini a Lui, proprio come Pietro, Giovanni e gli altri discepoli nel brano del Vangelo di oggi sono attorno a Gesù risorto. C'è una vicinanza quotidiana con Lui ed essi sanno bene chi è, lo conoscono. L'Evangelista sottolinea che nessuno osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. E questo è un punto importante per noi. Vivere un rapporto intenso con Gesù, un'intimità di dialogo e di vita, così da riconoscerlo come il Signore. Adorarlo. Il brano dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato ci parla dell'adorazione. Le miriadi di angeli, tutte le creature, gli esseri viventi, gli anziani si prostrano in adorazione davanti al trono di Dio e all'agnello immolato, che è Cristo, a cui va la lode, l'onore e la gloria. Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda. Tu, io, adoriamo il Signore? Andiamo da Dio solo per chiedere, per ringraziare, o andiamo da Lui anche per adorarlo? Che cosa vuol dire allora adorare Dio? Significa imparare a stare con Lui, a fermarci a dialogare con Lui, sentendo che la sua presenza è la più vera, la più buona, la più importante di tutte. Ognuno di noi, nella propria vita, in modo consapevole e forse a volte senza rendersene conto, ha un ben preciso ordine delle cose ritenute più o meno importanti. Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere. Adorare il Signore vuol dire affermare, credere, non però semplicemente a parole, che Lui solo guida veramente la nostra vita. Adorare il Signore vuol dire che siamo convinti davanti a Lui che è il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della nostra storia. Questo ha una conseguenza nella nostra vita. Spogliarci dei tanti idoli piccoli o grandi che abbiamo e nei quali ci rifugiamo, nel quali cerchiamo e molte volte riponiamo la nostra sicurezza. Sono idoli che spesso teniamo ben nascosti. Possono essere l'ambizione, il carrierismo, il gusto del successo, il mettere al centro se stessi, la tendenza a prevalere sugli altri, la pretesa di essere gli unici padroni della nostra vita, qualche peccato a cui siamo legati e molti altri. Questa sera vorrei che una domanda risuonasse nel cuore di ciascuno di noi e che vi rispondessimo con sincerità. Ho pensato io a quale idolo nascosto ho nella mia vita che mi impedisce di adorare il Signore? Adorare è spogliarci dei nostri idoli, anche quelli più nascosti, e scegliere il Signore come centro, come via maestra della nostra vita. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci chiama ogni giorno a seguirlo con coraggio e fedeltà. Ci ha fatto il grande dono di sceglierci come Suoi discepoli. Ci invita ad annunciarlo con gioia come il risorto.
ma ci chiede di farlo con la parola e con la testimonianza della nostra vita nella quotidianità. Il Signore è l'unico Dio della nostra vita e ci invita a spogliarci di tanti idoli e ad adorare Lui solo, annunziarlo, testimoniare, adorare. La Beata Vergine Maria e l'Apostolo Paolo ci aiutino in questo cammino e intercedano per noi. Così sia.
Fratelli carissimi, certi che solo a Dio dobbiamo obbedienza, supplichiamo da Lui la forza di vivere sempre nella Sua volontà. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Il Signore, risorto e vivo, custodisca la sua sposa nella verità e nella santità e la configuri sempre più a sé, agnello immolato. Hominum de precemur. Oremus pro pontifice nostro Francisco. Il Signore, risorto e vivo, lo colmi di grazia e di sapienza e benedica il suo ministero universale di successore dell'Apostolo Pietro. Hominum de precemur. Oremus prois, qui propter fidem persecutione spaziuntur. Il Signore, risorto e vivo, li liberi dalle seduzioni e dagli inganni umani e li sostenga con la fortezza del suo spirito. Hominum de pretermur. Oremus pro populis paupertate bellisque afflictis. Il Signore, risorto e vivo, renda tutti partecipi della sua pace e susciti uomini capaci di promuovere la giustizia e la fraternità. Hominum de Oremus pro familia Domini, odie hic congregata. Il Signore, risorto e vivo, trasformi quanti si nutrono del suo corpo e del suo sangue in autentici e credibili annunciatori del Vangelo di salvezza. Hominum de pretermur. Dio Padre Onnipotente, accogli la nostra preghiera e per l'intercessione dell'Apostolo Paolo concedi che su tutta la terra si diffonda il lieto annuncio della morte e resurrezione del Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni della Tua Chiesa in festa e poiché hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con me indigno tuo servo che hai posto a capo della tua Chiesa e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. Dopo la cena, allo stesso modo, in comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,
San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo. Noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia, disponi nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amantissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre Onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. La cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Questo sacrificio, oh Padre, noi tutti i ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi su nostra offerta il suo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo,
davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Offerte vobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite. Missa est.
lasciatelo sentire.